Buona domenica! Oggi vogliamo darvi una buona notizia. C'è un modo per perdere peso che potrebbe risultare più piacevole di quanto si pensi. Uno studio condotto da un'equipe di scienziati dell'Università del Wisconsin dimostra che prolungare il sonno notturno influisce positivamente sulla quantità di cibo e calorie assunte durante il giorno. Ecco che quindi dormire fa dimagrire. L'estensione del sonno è coincisa in questo studio con una riduzione del fabbisogno energetico e 270 kcal in meno al giorno. Immaginando benefici estesi nel tempo, 270 kcal in meno al giorno si tradurrebbero in 12 kg persi nell'arco di 3 anni. Dormendo di più si hanno meno stimoli e di conseguenza si mangia di meno. Quando l'organismo è impegnato nel riposo, infatti, tutte le funzioni si assopiscono, compreso il senso di fame. D'altro canto, ridurre il sonno comporta l'effetto opposto: si mangia di più sia perché si ha più tempo per farlo, sia perché ci si sente più stressati e quindi si cerca conforto proprio nel cibo. E questo potrebbe tradursi in un accumulo di grassi e quindi nell'aumento di peso. Il meccanismo che si innesta nella relazione tra il sonno e il dimagrimento però è più complesso. È bene sapere, prima di tutto, che il sonno influenza l'azione degli ormoni che assicurano l'attività metabolica. In particolare vengono coinvolti il cortisolo, comunemente chiamato ormone dello stress, che aiuta a tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue e a regolare il metabolismo. La grelina, o l'ormone della fame, che funge da segnale per dirci che è il momento di mangiare. E la leptina, che invece è l'ormone della sazietà. È risaputo allora che dormire adeguatamente e bene fa abbassare lo stress e questo a sua volta incide sulla sensazione di fame. Meno si è stressati e meno l'organismo avvertirà l'esigenza di avere cibo. Al contrario, dormire poco e male altera il quadro ormonale dell'organismo e induce ad avvertire di più la fame. Quindi è vero che dormire fa dimagrire? Sembra proprio di sì. Dal punto di vista biologico, infatti, dormire di più e meglio favorisce il dimagrimento, perché aumenta l'ormone leptina, che ha un ruolo anoressizzante, e diminuisce la grelina, che non solo aumenta lo stimolo della fame, ma porta a preferire cibi più calorici e ricchi di carboidrati. Inoltre, diminuire la quantità e la qualità delle ore di sonno influisce negativamente anche sulla regolazione della glicemia. Dormire di più permette infatti di ridurre i livelli di glucosio nel sangue e diminuire la resistenza all'insulina, scongiurando l'insorgenza di patologie come il diabete o l'obesità. È molto importante quindi dormire e riposare bene, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, ma non solo. Secondo quanto affermano gli scienziati, è molto importante non solo il quanto e il come riposiamo, ma anche il quando. Sembra infatti che esista una correlazione tra il quando ci addormentiamo e il rischio di malattie cardiovascolari come infarto, ictus e attacco ischemico. L'ipotesi dei ricercatori, dopo aver considerato tutti gli altri fattori di rischio cardiovascolare più comuni, fumo, alcol, pressione sanguigna e così via, è che la sincronizzazione del sonno dovrebbe corrispondere all'orologio biologico. Coricarsi troppo presto o troppo tardi potrebbe infatti alterare il ritmo naturale di 24 ore del corpo, influendo su meccanismi biologici che aumentano il rischio cardiovascolare. Dunque, anche se il nostro stile di vita ci fa prolungare la giornata fino a tarda ora, sincronizzare il bioritmo con la naturale alternanza di luce e buio è indispensabile per mantenere l'organismo in salute. Per preservare la salute del cuore, quindi, oltre alle regole note come non fumare, seguire una corretta alimentazione e praticare regolarmente sport, gli scienziati ci consigliano di abbandonarci al sonno non prima delle 22 e non dopo le 23. Ma come facciamo, come si fa a sapere quanto è giusto dormire? Ogni individuo ha necessità di riposo diverse, che dipendono anche da che cosa si fa durante la giornata, ma sebbene le ore dedicate al sonno varino molto da persona a persona, diversi studi epidemiologici hanno dimostrato che la quantità di sonno ideale per non incorrere in aumenti di peso, diabete e malattie cardiovascolari è di almeno 7-8 ore a notte. L'importanza del sonno non è solo quantitativa, ma anche qualitativa. Dormire bene significa avere dei cicli sonno-veglia regolari.
È importante quindi cercare di stabilizzare gli orari in cui si va a dormire e in cui ci si sveglia e fare in modo che il sonno non venga interrotto. Dormire e riposare bene abbiamo visto come siano due fattori molto importanti per la nostra salute da un punto di vista psichico, metabolico, cardiovascolare e per la nostra forma fisica, perché abbiamo visto come dormire bene, oltre a migliorare la qualità della vita e rallentare l'invecchiamento, ci aiuti anche a mantenerci in forma. In condizioni di privazione del sonno aumenta inoltre il rischio di ipertensione arteriosa e si alterano le funzioni del sistema immunitario, con effetti sulla qualità e sull'aspettativa di vita. Vediamo insieme quindi alcune regole del buon riposo. Buona regola è evitare compiti complicati o che implicano molta attenzione prima di mettersi a letto. Attività rilassanti come leggere un buon libro, sentire la nostra musica preferita o magari un bel bagno sono ottimi modi per prepararci a una buona dormita. Al contrario, è decisamente sconsigliato usare dispositivi elettronici quali smartphone o computer e anche se in minor parte la televisione. Perché? I motivi sono principalmente due. Innanzitutto la luce blu artificiale che emettono inganna il nostro cervello facendogli credere che sia ancora giorno, e in secondo luogo tali attività lo stimolano provocando adrenalina. In entrambi i casi il risultato è che ritardano la sensazione di avere sonno. L'attività fisica, oltre a tutti i benefici di cui vi abbiamo parlato nei video precedenti, è un buon alleato anche per il buon riposo, in quanto ci aiuta a mantenere il nostro organismo in forze. D'altronde, la sedentarietà è grande nemica del sonno. Infatti, l'attività sportiva durante il giorno o anche solo una rilassante passeggiata attiva il corpo, lo stanca in maniera sana e favorisce il sonno. Sottolineiamo durante il giorno. Infatti è meglio non praticare sport nelle ore a ridosso della notte, in quanto il corpo produce adrenalina, che sappiamo essere nemica del relax. Un consiglio che spesso diamo ai nostri clienti che lamentano insonnia e un sonno poco ristoratore è di consumare una cena leggera. La sera, infatti, è bene non appesantire la digestione con un pasto impegnativo. È meglio consumarlo almeno 3 ore prima di andare a letto ed è importante non abusare di cibi troppo pesanti o piccanti, che possono causare disturbi come il reflusso, che potrebbe indurre un risveglio notturno. Così come da evitare l'assunzione di troppi zuccheri, difficili da smaltire e dannosi. Così come da evitare anche il cioccolato, che ha un effetto stimolante grazie alla presenza di teobromina, alcaloide tipico del cacao che aumenta il battito cardiaco. Altrettanto importante è però non andare a letto a digiuno, in quanto livelli di glicemia sufficientemente alti e costanti migliorano l'assorbimento del triptofano, un aminoacido che sintetizza la melatonina, un ormone promotore del sonno. In relazione al pasto serale, un consiglio che vi do e che trovate anche nel mio libro Le buone abitudini alimentari è quello di evitare il consumo la sera di carne rossa per il suo elevato contenuto di creatina e di colina, molecola quest'ultima precursore dell'acetilcolina, un neurotrasmettitore addetto ai processi psicocognitivi come calcolo, memoria, ragionamento, concentrazione, attenzione, pensiero. La carne rossa quindi ve la consiglio a pranzo, mentre per la sera sicuramente sono preferibili le proteine bianche come appunto le carni bianche o il pesce di mare, in quanto sono fonti di serotonina, nota come l'ormone del buon umore, che agisce proprio su fattori fondamentali come l'umore e il sonno. Abbiamo citato prima un altro ormone molto importante relativamente al sonno, ossia la melatonina. La melatonina è un ormone prodotto da una ghiandola che si trova nel cervello, l'epifisi, e ricopre un ruolo estremamente importante nello stabilire un corretto ritmo sonno-veglia. Questa sostanza, infatti, si produce in automatico grazie al buio, che l'organismo tende ad associare con il momento del riposo, a differenza di ciò che succede durante le ore diurne, dove la luce del sole fa percepire al nostro corpo di essere ancora in piena attività. Quando fattori come lo stress incidono sulla salute del nostro sistema nervoso, il naturale compito della melatonina viene compromesso e si verificano più facilmente insonnia e difficoltà a prendere sonno. In questo caso è possibile integrarla con prodotti che la contengono, anche per periodi prolungati. Nessuno studio ha infatti finora dimostrato che l'assunzione a lungo termine possa provocare effetti collaterali, mal di testa, vertigini o sonnolenza durante il giorno.
Tuttavia, l'assunzione è sconsigliata per le persone che soffrono di insufficienza epatica, per le donne in gravidanza o in fase di allattamento e per coloro che sono affetti da allergie croniche o malattie immunitarie. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero questo video sia stato di vostro interesse. Vi ricordo che ci trovate in farmacia tutti i giorni, da lunedì al sabato, in orario continuato dalle 8 alle 20, orario che seguono anche tutti i nostri servizi, primo fra tutti il Bottasso Express, servizio di consegna gratuita a domicilio. Io vi auguro un buon proseguimento di domenica e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie e ciao!